Ha inaugurato ufficialmente la sua nuova fase artistica e anche il suo ritorno sulla scena musicale con i due singoli Tutti come te e Nuda, brani resi anche un po' inconfondibili dalla sua chitarra. Con noi Alex Britti. Ciao Alex, ben trovato. Ciao, ciao a tutti. Eccoci qua, siamo oggi per parlare dei tuoi nuovi due singoli a distanza di 3 anni da Una parola differente e British, i due nuovi singoli appunto che arrivano proprio per festeggiare, no? In un certo senso al meglio i tuoi 25 anni dalla prima esibizione sul palco di Sanremo Giovani, ricordiamo nel 98, dove appunto hai presentato Solo una volta tutta la vita, brano che poi è diventato un tormentone di quell'estate, no? Del 1998. Ma io volevo fare con te un salto indietro, partiamo da adesso, 2023, un salto indietro di 6 anni, ecco. In nome dell'amore, volume 2, perché il primo appunto pubblicato nel 2015, sai che tra l'altro è un numero non a caso, vero Alex? Il 17? Il numero 6, dopo 6 anni appunto di lavoro, insomma. Dopo 6 anni no, sei tornato... quello no, non è un caso, no, figurati. Ho preso una lunga pausa perché mi sono fermato per fare il papà. Ho fatto okay. Il papà fino... cioè lo faccio ancora, non è che ho smesso, però... ormai è grande, appunto ha quasi 6 anni, quindi adesso posso riconcentrarmi anche a lavorare in questi 6 anni, a parte sì un paio di singoli però che erano delle cose speciali, dei momenti particolari, però poi tranne i concerti poi non ho fatto nulla e quindi adesso invece ho preso una bella rincorsa, avevo voglia di scrivere, di ripropormi con delle cose nuove e l'ho fatto. Iniziando con due singoli invece di uno, perché io non mi trovo bene, non sono di questa generazione di come si chiamano, le piattaforme. Sì. Io sono abituato al disco oppure al CD, quindi per me deve uscire un disco e uscire con una sola canzone non è abbastanza rappresentativo, non spiega a fondo cosa sto facendo in questo periodo. Quindi ho preferito uscire con due singoli. Sì. Esatto, partiamo dal primo, da Tutti come te, tra l'altro c'è una doppia versione, sì. Perché appunto c'è sia per le radio che per le piattaforme streaming e sta avendo un grande successo in entrambe le situazioni. Ecco, singolo molto estivo che fa anche un po' riflettere, no? A un certo punto quando dici a quelli che dicono che c'è sempre da imparare, no? A quelli che giurano c'è sempre una tattica, a quelli che dicono la vita è un'autostrada, ecco, senza però dimenticare che appunto a un certo punto siamo fatti di materia grigia, ma tutti abbiamo un'anima che appunto gira in piedi per le vie della città. Ed è un singolo dedicato ad ognuno di noi, no? In pratica ci stai praticamente parlando ad ogni singolo ascoltatore. Sì, sto parlando non proprio a tutti, ma solo a quelli che si lamentano sempre. Ecco. A quelli che rompono, che hanno sempre qualcosa da lamentarsi. Certo. Non rendendosi conto che se qualcosa non è particolarmente simpatica, non è che lo è solo per lui, ma lo è per tutti. Certo. Quindi non rompere le scatole, impara a conviverci, impara, non dico a fartela prendere bene, però comunque con delle cose che non piacciono, tutti quanti dobbiamo averci a che fare, dobbiamo sbatterci la testa e imparare a conviverci. Invece lamentarsi non serve a niente e soprattutto non serve a crescere. Quindi io esorto in modo simpatico, in modo carino, mai polemico, però esorto quello che si lamenta sempre, gli dico, oh, guarda che siamo tutti come te, però insomma... siamo tutti sulla stessa barca, abbiamo, no? Ecco, esatto. Siamo tutti sulla stessa barca, però appunto, come dico, siamo tutti fatti di materia grigia, però abbiamo un'anima. E quindi fai appello a quel briciolo di anima che c'è in te e sfruttala. Ecco, era così, questo un po' il senso della canzone. E poi ovviamente, come anche appena detto, non un singolo ma due, perché poi arriva Nuda con protagonista invece in questo caso una figura femminile, no? Dice dammi i tuoi sì. occhi per guardare, dammi la tua prospettiva, finché è passione c'è speranza, abbiamo un mondo da salvare. Credo che, ecco, citando questo verso, in un certo senso, ecco, tutti quanti noi abbiamo veramente bisogno dell'amore, no? L'amore che ci salva ogni giorno, dell'amore vero, anche perché sì, ok, hai inaugurato comunque la tua fase artistica, ma l'amore è sempre comunque al centro di ogni tuo brano, di ogni tua canzone. Sì, l'amore sì, con la sola differenza che questa volta si tratta di un amore più fisico. È un amore più erotico che platonico, è un amore erotico bello esplicito, gli dico sei buona da mangiare, ti dico ti vedo nuda, ti vedo nuda pronta sull'altare, insomma è un amore più viscerale, più, no, a parte viscerale o meno, più vero, cioè parla di una storia più vera, perché quando le storie d'amore finiscono sulle canzoni di solito si rischia di essere che sono un po' smielate, un po' sdolcinate. I tuoi occhi
sono qua, il tuo sguardo, il tuo sorriso. Io quando parlo con gli amici, hanno conosciuto una da poco, non ho mai sentito dire che begli occhi o che bel sorriso. Tra maschietti di solito ci sono altre cose, peculiarità, ecco, per esatto. Le quali si usano degli aggettivi più o meno belli. Quindi questa qui è una storia d'amore, ma che rispecchia quello che sono veramente le storie d'amore e non le storie d'amore delle canzoni. Certo, certo. Quella è un'entità a parte, insomma. Amore fisico che appunto torna finalmente ad essere... È amore, amore fisico, è amore uno che ci vuole stare con la donna, ci vuole stare in un certo modo, e non è che gli vuole dire soltanto grosse frasi filosofiche, appunto, i tuoi occhi, le stelle, le cose, no, dice ti vedo nuda, ti vedo buona da mangiare, insomma, sono citazioni abbastanza espliciti, sì, di un altro tipo di atteggiamento nei confronti di una ragazza. Non so se romantico, ma comunque molto più divertente. Anche più vero, possiamo dire, no? Sì, più sincero. Più sincero. Anche perché con l'amore, ecco, ci hai fatto cantare in mille modi, con una su un milione, poi Oggi sono io, potremmo veramente citarne tantissime altre. Allora, Alex, prima di chiudere, dopo il tuo tour dal divano, no? Perché oltre al pubblico c'eri tu con la tua chitarra, sì, e il divano, dove appunto sembrava di essere in un salotto tra amici, no? Praticamente dove si chiacchiera, si ascolta della musica, si anche fa della musica in questo caso. Stai tornando con un appuntamento il 7 di maggio al Cinecittà World di Roma, appunto, per questo showcase, come dicono quelli bravi, quello show appunto riservato anche, insomma, a quelle persone che vogliono, anche sono curiose di capire un po' come funziona un vero e proprio concerto dal vivo, ma anche per quest'estate, progetti futuri, non so, hai qualcosa da poterci così svelare, insomma, hai già qualcosa da poterci dire? Ma girerò, ora non ricordo le date. Esatte, città per città, però sarò in giro per tutta l'estate, un po' in tutta Italia, a presentare questi, cioè a suonare sì questi due brani nuovi, ma anche il mio solito repertorio, solito nel senso le mie canzoni più conosciute. Devo dire che su questo territorio ormai frequento e cammino su questo territorio di blues pop, insomma di un pop pieno di blues, e quindi poi anche il resto del mio repertorio si adatta a questo, si sistema e si modella a immagine e somiglianza di quello che sto facendo adesso, quindi sempre con più attenzione verso certe sonorità di chitarra e anche della ritmica di basso e batteria, insomma un po' più picchiate, un po' più un aspetto rock blues, ecco. Anche perché insomma comunque tanti personaggi hanno intrapreso anche un po' questa via, no? Del concerto come si faceva, non so, per esempio MTV Unplugged, no? Negli anni 90, dove tantissimi, sì, si riunivano in questo salotto, c'era ad esempio Kurt Cobain con il pecorone, insomma, con tappeto molto molto intimo, e appunto con la chitarra intonava i migliori pezzi di Nirvana e tanto altro. Quindi caro Alex, io ti ringrazio, ricordiamo Tutti come te e Nuda di Alex Britti, fuori ovunque dal 21 aprile. Grazie mille Alex per essere stato con noi. Ciao, ciao, grazie. Ciao, buona giornata.